Ah, scusate raga, come state? Spero tutto bene, benvenuti in questo super nuovo video e dato che oggi è giovedì, benvenuti ad un nuovo rompicapo. Non ho mai fatto un intro del genere, tra l'altro raga, qualche giorno fa era Pasqua, quindi scusate, devo mangiare. Buonissima sta cioccolata. Adesso come parlo non lo so, però buona. Ci sono, ok. Raga, vi ricordate queste carte? Guardate che fighe. Sono le Icon Gold. Tra l'altro questo mi sa che è un doppione. Per te mettevano 2-7, giusto? Infatti. Fighissime, tra l'altro. Veramente belle. Raga, quest'oggi vi mostro il rompicapo della Madonna. Sicuramente l'avrete già visto dalla copertina. Ve lo faccio vedere subito. Lo vado a prendere. Quindi possiamo mettere via le carte. Per quanto siano fighe, ci sta, eh. Qui. Le lascio qua, se volete. Ok. Andiamo a parlare di lui, raga. Questo è un rompicapo stampato con la stampante 3D, ok? Inviatomi da Puzzle Master. Si chiama The Gift Puzzle Box Love. C'è scritto qua in minuscolo. E l'obiettivo è di... Guardate qua. Questo è, ok, l'obiettivo, il, sì, l'obiettivo, no? Quello che c'è da fare. Ok, ci sta, raga, perché è veramente carino, ve lo faccio vedere in velocità, ma dopo lo andiamo a risolvere. Eccolo qua. Guardate che carino che è. Stampato con la stampante 3D e oggi proveremo a risolvere. Poi magari in un prossimo video lo faccio risolvere anche a mia amorosa. 3, 2, 1, partiamo con le immagini e poi lo andiamo a risolvere. Ragazzi, dunque questo è il rompicapo. Volete avere uno sfondo un pochino più... Guardate, vediamo, vi prendo uno sfondo come sempre in background, tipo... Ma direi di mettere uno bello sfondo rosso, raga, perché sinceramente non so quanto voi possiate vedere. E forse con lo sfondo rosso è meglio. Aspettate un attimo che vi zoom un po'. Come sempre, cerchiamo di fare queste cose abbastanza... in maniera professionale. Quindi se io lo risolvo qui, qui devo zoomare all'incirca così, sì, perché mi sembra che lo vediate molto meglio così, secondo me. Beh, direi di sì, magari zoom un pochino, un pelino indietro, così. In teoria così lo dovreste vedere. Ok, qua c'è la descrizione, ovviamente. Ok, lasciamo qui. E questo è il nostro rompicapo. Guardate qua, che bello. Okay. Raga, è stupendo questo. Poi se magari dopo volete che zoom ancora un po', me lo fate sapere. Ok, io mi siedo perché finora ero vicino al telefono per vedere com'era l'inquadratura. Ma adesso lo vado a risolvere. Magari metto anche questo per avere la luce vicina un po' più. Non so se vedete che c'è riflesso viola qui. Ok, andiamo subito a vedere... come funziona. Faccio partire il cronometro e in 3, 2, 1 partiamo nel risolverlo. Ok, innanzitutto qua tutto in rilievo, scritta love, stupenda. Abbiamo questo cuore qua che, oddio, si muove. Va bene, abbiamo un perno all'interno e non abbiamo altri scomparti. Questo potrebbe slidare. Qua abbiamo i soliti peli che mi regala quello che lo fa. Che schifezza, raga, mamma mia. E mi faccio regalare queste cose qua, però, mamma mia. Ok, perché questo qui... Secondo me, come funziona, raga? The Gift Puzzle is a sequential discovery mechanical puzzle. A simple very trick mechanism that looks this puzzle box up. Ok, quindi questa cosa qua probabilmente va in su. Find a way to... ve lo traduco, raga. Allora, questo scatola d'amore, ok. Ok, sequential discovery mechanical puzzle. È un sequenziale, un puzzle sequenziale meccanico. Con un meccanismo, ok. Un sem
un trucco veramente semplice rende questo puzzle da far tipo slidare verso l'alto, no? Trova la via, trova il modo per aprire e avere accesso allo scompartimento interno, non usare altri strumenti. Ok, grazie. Raga, I don't know. Parliamo in inglese. Ok, so now I can move this just like that. No, dai, raga, è imbarazzante il mio livello di inglese. Allora, ma sta roba qua tra l'altro viene via. Cioè, sembra tipo una pellicoletta che tu fai così e viene via. Ma sta roba è veramente stampata? Che figo. Sì, è stampata perché qua ci avete proprio le linee delle stampante che fa così. Stupenda. Dietro. Mi piace sto ruvidino qua. Poi la scritta love, stupenda. Cioè, raga, io non trovo altri metodi se non toccare sto cuore. Magari mettiamo il cuore dritto. Cuore dritto. Non succede niente. Cuore storto. Non succede niente. Perché sto cuore gira. Gira, no? Ma non so se gira a caso. Forse da mettere cuore in giù. Proviamole tutte. Cuore in giù. Raga, I don't know. Cioè, non so se vedete, ma questo cuore gira a caso. Proviamo a vedere se si svita. Perché tutto a sinistra non va. Tutto a destra. Ok, qua diventa sempre più facile. Raga, si sta alzando. Guardate qua. Sì, lo... Guardate. Sì, si svita, raga. Si sta stralzando. Si svita. Forse da svitare fino a un certo punto. Sì, è una vite questa. Ok. Ah, raga, c'è un perno qua dentro. Non so se lo vedete, ma se io faccio così, mi alzo un attimo, eh. Mi alzo perché vi voglio zoomare per far vedere. Qua dentro c'è un perno. Lo vedete? Lo state vedendo? E se io faccio così, il perno va via. Ed era un perno che c'era qua dentro. Ok? Se io faccio così, il perno ritorna. Questa roba argentata che vedete. Ok, finora mi sta piacendo. Ero così, no? Di zoom. Boh, spero di sì. Ok. Ok, quindi. Eccolo! Andato! Si apre? Non si apre ancora. Cioè, mi è caduto tutto, però l'ho risolto. Raga, scusate un attimo, vado fuori cam. Metterò la schermata nera qua perché veramente, raga, sto girando per la camera. Mi è saltato il coperchio. Via. Ok. Forse non era da fare così violentemente. Raga, era un po' una cazzata. Ok, era fatto così con queste tre. Raga, c'è una scritta qui. Forse una scritta d'amore? Ah no, Creative Workshop, CA. CA sarà CA Paz. No. Raga, che cazzata, sinceramente. Cioè, alla fin fine era solo sto meccanismo. Boh, qua dentro ci metterò un bigliettino d'amore, probabilmente. O ci mettete un anello, che ne so. No, un anello no. Come si chiude? Come si richiude, raga? Cioè, era così. Guardate che roba. Ta, ta, ta. Assurdo. Ok, quindi ta e ta. Questo perno si fa slidare in avanti e questo cuore lo si infila tutto, 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 tutto fino in fondo. Tipo così. Ah no, perché era in senso anti-orario. Che bastardata. Ok, una volta che l'ho infilato tutto. Una volta che l'hai infilato tutto, arrivi qua, arrivi al limite. Voilà. Raga, molto carino, devo dire la verità, carino, però stupido, proprio stupido. Non vi dico quanto costa una roba del genere perché sennò mi sparate in testa.
Vabbè, lo farò risolvermi amorosa, vediamo quanto ci mette. Bene ragazzi, questo era il rompicapo di oggi, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete, fate quello che volete, tranne disiscrivervi. Raga, io vi consiglio veramente di seguirmi, di condividere questo canale, di assolutamente attivare la campanella, perché tanti di voi sono iscritti ma... cioè no, sì, sono iscritti ma non hanno attivato la campanella, quindi non avete l'aggiornamento dei nuovi video. E raga, veramente iscrivetevi perché conviene, cioè vi porto sempre rompicapi strafighi, cioè raga, veramente, qua in Italia, in quanti siamo che gli arrivano rompicapi 3D? Ho il rompicapo del faro, che probabilmente sarà uscito prima di questo. Raga, cioè, insomma, di cosa stiamo parlando? Poi abbiamo, cioè, ma volete veramente vedere quanta roba ho nelle mensole? Cioè, dopo probabilmente prendo il telefono, vi faccio un attimo vedere, o probabilmente metterò una pip sopra. Cioè, veramente, vi devo far vedere quanta roba ho qua che ho preso per voi. Cioè, no, per me in primis, poi da far vedere sul canale, ma insomma, no, avete capito. Raga, vi voglio bene, io vado a mangiare altra cioccolata che veramente è troppo buona. Vi mando un bacione e noi ci vediamo in un prossimo video, va bene? Ciao ragazzi! Thank you.